Massimo D'Aprile, il direttore generale del Teramo. Massimo, un Teramo ritrovato con questa vittoria molto importante. Sì, è tornato il vero Teramo. Sì, è tornato il Teramo di qualche mese fa. E una partita giocata bene, soprattutto nella prima parte. Poi secondo tempo sono un po' scesi i ritmi, però in ogni caso era importante questo risultato. Cosa hai apprezzato, cosa ti è piaciuto di più oggi della squadra? Ma sicuramente la voglia, l'approccio alla partita che è stato buono, cosa che era venuta un po' meno ultimamente, però in ogni caso diciamo in questo momento non è importante guardare tutto il contesto, l'importante è guardare partita per partita. Un gruppo ritrovato, lo spirito giusto con il rientro di Cifaldi in panchina? Sì, tante volte il cambio dell'allenatore serve a qualcosa. In questo caso è servito per ritrovare un gruppo che 7 giorni fa sembrava smarrito, e così come pensavamo quando è stato fatto quel passo di Cifaldi, pensavamo di dare una scossa, non è stata data. Sicuramente in ogni caso ora è inutile stare a pensare quello che è giusto e quello che è sbagliato, ora l'importante è terminare. Penso che un piazzamento così importante sia più che dignitoso per una società al primo anno, in un campionato molto, molto competitivo, quindi in ogni caso penso che a prescindere dal risultato finale il Teramo ha fatto sicuramente grandi cose. Un Eurogol di Arcamone che ha regalato una vittoria pesante al Teramo. Sì, sì, una vittoria importante. E come ho detto prima, importante perché ci voleva per tutti noi, per la squadra che la squadra sembrava che non so, che era morta, non so. È importante per noi perché noi dopo quel campionato che avevamo fatto, stravinto tutte le partite, ce la meritavamo noi, pure i tifosi, la società ci meritava una prestazione del genere. Grande primo tempo del Teramo, poi nel momento in cui sembrava che questo Teramo si fosse un pochino seduto, invece ha trovato quel gol. Che il calcio è così, se andiamo a analizzare il primo tempo doveva finire 2-0, poi al secondo tempo forse meritavano loro il gol, e ho fatto il gol io e abbiamo vinto. Questi episodi, se avessero girato un po' col Rimini, col che c'era, pure con l'Agnone, forse stiamo a parlare d'altro campionato. Arcamone, si è vista oggi una squadra unita, un gruppo compatto che insomma ha dato tutto in campo. Il gruppo c'è stato sempre, sempre c'è stato il gruppo. C'è stato sempre, sicuramente i risultati dicevano il contrario e nel calcio comandano il risultato a volte.